si riparte dagli ultimi 25 minuti. No, no, si riparte, sì, no, al contrario. Quelli sono belli, quindi non li guardo neanche. So che quella, ma io che la squadra sapesse fare delle cose lo sapevo. Quando non lo so. Vi ricordate quando ho detto voglio 45 minuti e ho aggiunto? Non mi interessa se è dal 25esimo a qua. 45 minuti voglio per vedere cosa sa fare una squadra in una situazione difficile come questa. Come? No, ma non ha importanza, però ho visto delle cose, quindi no, è determinante, sono stati i primi minuti per me. Perché sono i difetti, io devo vedere i difetti più la svelta possibile, non i presi. I presi io ho la presunzione di, avendo visto il Brescia tante partite, la presunzione di sapere le qualità singole dei giocatori. Sì, ma perché adesso è chiaro che l'allenatore che arriva in una situazione come questa, devi capire che mancano 12 partite, un campionato, sei in zona retrocessione, io la classifica non la guardo, ma sul serio, non la guardo, loro non la devono guardare assolutamente, non ci interessa, a noi non interessa. Guardate la Salernitana, ha fatto due vittorie, tac, è saltata subito dall'altra parte, quindi non è che, quindi non è che io sto a guardare, a pensare i punti e queste cose. Quindi il concetto è, io devo avere obiettivi primari e secondari, d'accordo? Quindi io sabato, secondo il mio punto di vista, secondo i miei collaboratori, il difetto primario di questa squadra è che ha il serbatoio grosso della resistenza, gli manca rapidità, agilità, velocità, a confronto con gli altri. Mi conforta il fatto che noi abbiamo giocato contro una squadra più forte sotto tutti i profili, perché tecnicamente giocatori esperti, con più personalità, con più esperienza, e che stanno lottando per i playoff, e hanno avuto dei problemi contro una squadra che aveva, non lo so, la più giovane in tutti i sensi, mai giocato tutti insieme i tre difensori, ne ho tante da dire, ma queste non mi interessano. La cosa primaria è che ho visto che questa squadra, la prima cosa che devo mettere a posto è che questa squadra diventare reattiva, intensa, cattiva, concentrata dal primo secondo fino al 95esimo. È il mio lavoro. Quello tecnico-tattico è una conseguenza di tutto questo. Però è che ha detto che si davano due partite, quella di La Spezia e quella con Vicenza, per capire un po' le situazioni dei meccanismi. Guardando un po' la classifica, a fronte anche dei meno 3 del Pisa, quella con Vicenza diventa una partita molto. Allora, io a voi vi dico sempre la verità. Se dico una cosa, che l'ho appena finita di dire, che la classifica io non la guardo. Non ha cambiato comunque. Niente, per me non cambia niente. Io so che devo arrivare ad avere una squadra reattiva, cattiva, perché secondo me questa squadra ha qualità tecniche singole, secondo me. Quindi quando ho fatto questo, la tattica viene da sola, la tattica. Quando io ho questo, io posso giocare contro chiunque. Il campionato di B lo conosco tutte le squadre di B. Quelle che dobbiamo incontrare, so quelle che dobbiamo incontrare, quello sì, ma non mi interessa, perché per me giocare contro, ho visto che giocare contro lo Spezia, una squadra di questo tipo, me la posso giocare come me la giocherò col Benevento, con la Spal, che secondo me è la squadra più forte. Questa è stata la mia impressione vedendo tutte le squadre, io sono Frosinone, queste, quelle che sono davanti, dal vivo le ho viste, e quindi secondo me la Spal è quella che mi ha impressionato di più, poi magari non è così, non lo so. E abbiamo queste squadre, io so che ho queste squadre, ma a me mi interessa relativamente, a me interessa tirar fuori il Brescia. Il Brescia deve tirar fuori il meglio del meglio del meglio di quello che sono le sue potenzialità, quindi è l'unico obiettivo che ho in questo momento. Se tu hai la condizione psicofisica, rendi al massimo le tue qualità tecnico-tattiche, non c'è storia, è inutile che tu fai giocare una squadra tecnicamente bene se non corre. Avete visto la Salernitana ieri sera? Ecco, Sanità aveva più grinta dell'Entella, cosa devo dirti? Meritava di vincere 2-0 perché all'ultimo minuto ha sbagliato un gol davanti solo alla porta in uno in meno. Mauri ha fatto un gran gol e Cagni ha avuto ragione rispetto in vicinamento a tantissimi. Ma assolutamente, ma certo, ma lo capisco benissimo. Adesso tra i suoi obiettivi c'è anche quello di recuperare anche la
Bonazzoli e Sbrissa sono quelli che ho tolto. Moretti non lo metto perché Moretti, io ho fatto la scelta con Stefano perché in quel momento me la sentivo così. Madonna, Martinelli. Beh, è stata una scelta anche perché voi non vi siete accorti, ma io dalla panchina certe cose le vedo. C'è stato un momento che Martin si è toccato dietro il ginocchio. Ha fatto una roba così, ma veloce, non gli è cambiato niente. Quindi poi ho valutato la partita, ho valutato la situazione, ho valutato tante cose. Allora voi giustamente, il giudizio su Mauri, il vostro deriva dal precedente che io non ho. Quindi no. A me, io devo valutare quella partita che è stata. Quindi ha sbagliato, Stefano ha sbagliato tanti palloni, quelle qualità che ha. Ma io l'ho calcolato, ho fatto la percentuale su quanti ne ha toccati. A differenza degli altri, cioè la palla l'aveva quasi sempre lui e lui dopo ha sbagliato perché hanno sbagliato anche gli altri, ma l'aspetto tecnico singolo io ho detto non mi interessa, il passaggio sbagliato a me non me ne frega niente. Quindi Stefano era in quella situazione poi più adatto di tutti per personalità e per tutto, poi ha avuto la fortuna che ha fatto gol. È chiaro che io la vedo così, la fortuna non è una cosa che la fortuna la devi meritare, non c'è storia, capita a tutti, gira per tutti, devi avere le qualità per prenderla. Noi abbiamo avuto fortuna, questo è indubbio, ma parlo del gol non dato che era dentro, io non l'ho visto dalla cosa, non ce l'ha andato perché non è stato proprio un errore così grave, da parte della terna arbitrale, dei due, il guardialine era coperto dal giocatore, ma se tu sei... non sei sicuro, non devi alzare la bandierina, non devi fare dare il gol. Non lo vedeva l'arbitro, era impossibile perché era quasi a livello mio, io non ho visto niente. No, non puoi, non potevi vederlo perché hanno inventato quel discorso che costa quanto, 600.000 euro, 250.000 euro quella cosa, no? Perché ci sono delle situazioni in cui puoi vedere, quindi abbiamo avuto anche quel pizzico, ma secondo me ce la siamo meritata. Io me la sono meritata perché ho fatto una settimana full immersion e ho dato tutto quello che avevo. Io più di questo non so dare settimana scorsa, adesso devo dare dell'altro. I giocatori hanno fatto tutto per gli errori imbambiti settimana scorsa, non potevo fare altro. Adesso piano piano, perché per me l'insegnamento è quello lì. Il modo di insegnare c'è chi prende e insegna e fa una parte, poi un'altra, per far arrivare alla fine. Io butto dentro tutto e poi quello che ti rimane e poi vado sullo specifico. La vedo così. Ti rimbambisco, però poi, secondo me, faccio più in fretta. Questo è stato. Ma come gli sfruttori? Non lo so. No, io. Nel senso che tolgono. È istinto. Tutto, e poi è istinto, sì. Io lavoro bene così. So che è dura perché chi arriva... Cioè loro settimana scorsa hanno fatto quasi 24 ore, ma è normale, sarebbe normale, 24 ore al giorno qua dentro, con lo stress della situazione, con le cose e tutto il resto, quindi lo sapevo che era così. E i primi minuti per me non sono stati determinanti, perché sapevo che ci poteva essere, ma più che altro perché non avevo un giocatore di personalità, il mio problema è che non avevo un giocatore di personalità dietro, che potesse fare, non so, la chioccia agli altri, perché erano tre ragazzi più portiere ragazzo, e quindi posso pretendere dallo svizzero, terzino destro, che ha un po' di più, anche lui non è che è quel giocatore che dire mettiamo lì, Stefano anche lui non ha ancora la visione della situazione del gioco, e quindi sapevo che dovevo essere io a fare qualcosa. Sei preoccupato della situazione di Bonazza? No. No, ecco, questo mi aggiunge. No. No, io non sono mai preoccupato da parte dei giocatori, perché io faccio delle cose, dopo dipende da loro. Io faccio giocare chi secondo me merita. Adesso li conosco meglio gli altri. Allora, Sbrissa, Bonazzoli, era solo per la conoscenza superiore, perché io Ferrante l'ho visto in allenamento. Sapevo un po' le caratteristiche così, ma non è che lo conoscessi bene. Lo stesso vale per Camarà. La scelta dei due è stata solo per conoscenza superiore, ma anche per esperienza, perché Sbrissa ha 70 partite in Vicenza, voglio dire, ma Sbrissa è stato infatti è stato dentro un po' di più, ho aspettato un attimo, e Fede il gaccanà alla partita, ma
io so che, ma non è un problema perché è stato più psicologico che tecnico, quindi ci sta. Adesso dipende da lui, non da me. Lui sa quello che voglio, come sanno gli altri, ha solo qualcosina in più, no? E quindi io giocherò in questo modo, poi vedrò cosa fare. Io il 4-2-4 degli ultimi, che poi ho detto alla panchina, ditemi quando mancano 15 minuti, ho fatto leggermente prima perché ho detto, bah, anticipiamo la cosa, perché ho visto che loro stavano calando. Ma la prima cosa che ho fatto è stata, facciamo il 4-2-4, ma a Torregrossa gli ho detto, digli a Stefano di non muoversi lì e Bisoli di non muoversi di lì. Fermi lì, due centrocampisti, fermi. Tu rientri sul centromediano metodista, uno dalle due punte, ma chiaro te che sei più fresco, e gli altri andiamo sulle fasce e facciamo quello che dobbiamo fare. Se viene, viene, se no pazienza. Ma dietro 4-2... Quando con Faggio giù, di più. Oggi. Perché non so cosa fanno questi. Io ho perso tante partite al 93esimo, 95esimo, mi è capitate, per voler vincere a tutti i costi. Poi ci sta che lo fai. No. Ma io non ho, ma no, ma io, ma no, ma Cristiano, io, questa è fortunatamente, lì è l'esperienza che ti dà, è quello che ti viene. Ci sono delle volte che entro lo spogliatoio, ribalto il tavolo, ci sono delle volte che entro lo spogliatoio e faccio il contrario perché va bene il contrario. Tranquilli, belli, avete fatto quello che dovete fare, è tutto normale, state tranquilli, voglio l'equilibrio tattico, fine, se riusciamo a pareggiare bene, fatemi vedere quello che io voglio, intensità, cattività, queste cose, state sereni, non preoccupatevi, giocate a pallone, fate quello che siete capaci di fare. Se li conoscevo meglio, sì, perché se delle volte ribalti il tavolo non sai cosa ti succede, Mi hanno detto ancora più così, come fai? No, ma era impossibile che io facessi sabato questa cosa, era impossibile. Dovevo dargli io serenità a loro, perché loro devono togliersi ogni pensiero. Devono imparare a fare questo mestiere, che delle critiche le devono cuccare, i fischi devono cuccare, che mancheresse. No? Però loro devono entrare sereni, non devono avere la scusa di non essere sereni. Perché la responsabilità tecnico-tattica è mia. Quindi, loro che problemi hanno? Gadesi gaffo, io mi incazzerò solo se vedo uno che non corre. Tutto lì. Ma io, Fede, l'unica cosa che gli dirò, ma lo posso dire tranquillamente, è perché ci sta, è un duello, migliore andava a crossare, va bene, non ce la fai a correre dietro, ci sta, non siamo ancora pronti a fare lo scambio che dovremmo fare, perché ci sta, no? Che parte il terzino, si ferma il centrocampista, due a fare il centrocampista, che come fate a fare i meccanismi in quarter day? Poi quando i giocatori giovani. Ma però quando ho la palla io devo determinare qualcosa, poi vediamo cosa fa il terzino. E se io ti faccio due occasioni da gol, anche la natura dall'altra parte dice, oh, ferma un attimo, e così è. Invece lui non ha, è quello che mi ha solo, e lui era bloccato, lui era il più bloccato di tutti. Sapete quando ho deciso di toglierlo sicuro? Quando ho preso una palla, quando ho preso una palla che eravamo da, oltre la nostra metà campo di 10 metri, l'ha data indietro. Bastava che la buttasse dall'altra parte, facesse qualcosa, un dribbling, qualcosa. Quindi vuol dire che no, era preso troppo dalla tensione, quindi basta. Se non riesci a far quello va bene, non è un problema. Aspetta una settimana migliore, adesso sto troppo tra lavoro, ne hai tre in meno, che sono per le tante, la mia hai tre in più, che sono tutte tre in più. Sì, sì, no, ma non è quello. Io ripeto, non parliamo di tattica perché non mi interessa. Allora, ve l'ho detto adesso, questo è un diesel. Questo è un diesel e deve diventare una spider. Ho un vantaggio, perché questa squadra mi correrà per 95 minuti, deve correre in modo diverso, più rapida, più agile, più grintosa, più tutto. Questo è. Unico, com'è? No, dico, in questi casi si cambia il modo di lavorare. Beh, certo. No, il tempo è poco, era quello che intendo. No, ma io spero, perché adesso devo calibrare un po' le quantità, gli esercizi, io, l'esperienza mi porta a quello, ci ho impiegato 6 anni a costruirmi la preparazione psicofisica di una squadra, di qualsiasi squadra. So che è più facile partendo a giugno, giugno. No, ma io questo non mi nascondo dietro queste cose. Io il mio problema unico oggi è la quantità. Non voglio caricarli troppo, poco, non so. Per quello che vi ho detto, giovedì noi faremo l'amichevole, vedrete, saranno imballati. Perché se sono agili, boh, qualche cosa mi viene. Però può essere tutto, non lo so, perché non li conosco sotto questo aspetto. Ma io oggi gli chiederò questo. Devono essere, negli allenamenti che facciamo oggi, io devo vedere questo cambio di
brillantezza, non so chiamarla, è molto difficile poi perché sono sensazioni, non so. Liberati la mente anche dal fatto che hanno vinto solo una volta No, 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 questo non c'entra. Guarda Allora che che. ti dico, vincere aiuta a vincere, ma No, perdere no, aiuta sì, a no, ma quello perdere. senz'altro, Non quello che a vincere me può andava bene il significare pareggio. un'ansia da prestazione, cioè una vittoria ne aiuti, non dice No, 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 competizione. no, ma no, ma no, ma questo deve Quello cambiare per forza, che scusami, sono venuto qua apposta. Però le cose vanno per gradi, voi parlate di tante cose. Io ci arrivo per gradi, non posso arrivarci a tutte in un colpo solo, quindi vado a priorità. Oggi la priorità non è tecnico-tattica, è fisica, per me. Perché hanno una parte che hanno costruito e lì la bravura è stata. Cioè, la scelta è stata dell'allenatore che c'era prima, quindi io ce l'ho quella, lì non devo più allenarla. E devo allenare quell'altra che è stata allenata meno, che non è stata, non è che non è stata allenata. Quindi devo arrivare a quello, perché ci siete accorti tutti che la squadra è lenta, non ha. Ma alla fine sempre. Sì, e beh Alla fine certo, a sempre. due all'ora. Alla stamina. Sì. Vai a due all'ora per 2 ore e mezzo. È una scelta che uno fa, uno è più forte tecnicamente, non gliene frega niente. Se sei un po' meno bravo, magari fai una scelta diversa. E la mia è la scelta diversa. Basta singolare il fatto che le prime due partite che fai professione in serie due squadre che vedono che la Porco Calabria cane. non No, ma ha quella di Vicenza poi è una la roba. Vicenza, so che vissuto una situazione un po'. No, ma Vicenza è stata unica. Guarda, è una roba che mi è rimasta qua per tutta la vita e mi rimarrà per tutta la vita perché non è una retrocessione mia. Non è mia la retrocessione di Vicenza. È una cosa che su Wikipedia tu leggi retrocesso col Vicenza, non è mia perché io sono stato. Ti dico la storia di Vicenza velocemente. Io sono stato chiamato da Cristallini, che era il direttore sportivo, e mi è stato detto: guarda, verresti a Vicenza? Sì, all'inizio anno, verresti a Vicenza? Bene, il presidente vuole conoscerti. Arrivo dal presidente Sergio Cassingena a Vicenza e lui mi dice, dopo che ci siamo parlati, mi dice: ascoltami, poi ci siamo andati due, tu stessa età, quindi lui mi ha detto dammi del tu. Mi dice: io ti dico che noi abbiamo parlato con Baldini. Io sceglierei te, però non è il mio compito, giustamente, è il compito di Cristallini fare la scelta. Quindi io torno a casa, sono in macchina, Paolo mi chiama e mi dice: Gigi, ho scelto Baldini. In bocca al lupo, bene, va bene così. Dopo 3 mesi, 2 mesi, a ottobre vengo chiamato perché la squadra è un disastro, no? Non andava bene, quindi mi chiamano. Mi chiamano e dico: va bene, vengo. Vengo perché la squadra mi piaceva, sarei venuto volentieri. Tiro fuori dal casino la squadra. La porto a metà classifica, perdo una partita a Varese 3-0, il presidente mi chiama, avevamo giocato di sera, il presidente mi chiama e mi dice: Gigi, cos'è successo? Sergio, no, è stata una serata, però gli dico: ma non c'è problema, metto a posto le cose. Lui mi dice: sì, t'ho preso apposta, fine, la mattina esonerato. Esonerato. Quindi danno la squadra la primavera. All'allenatore la prima era Beghetto, sulla metà classifica, 10 partite, 8, 7, 3 pon, 4 pon, mi ricordo mia. Mi chiamano di nuovo e mi dicono: Gigi, vieni giù e portaci almeno il play-out. 4, 5 partite dovevo fare. Poi da vengo. A condizioni diverse però, perché dopo con di te, no, belli, ti rampare il culo, no. E sono andato a condizioni diverse, economiche. Per la prima volta nella mia vita ho fatto una cosa economica, ho detto: no, adesso vengo e mi date tot. Quindi vado là, li porto ai play-out. Ma veramente ho fatto un miracolo. Ma mi dispiace perché Vicenza è una roba, stadio da calcio, gente, una roba, era il mio Sportivo stadio, di era centro sportivo Roma, degli inglesi, non c'era cosa. Allora, organizzazione quella lì, tu torno però e dico a Cristallini: non ti far più vedere da me. Con i giocatori parlo solo io. Era quello l'unico problema, che lui andava con i giocatori, parlava. Fuori, tu non venire, stai in sede, fai quello che devi fare, tu fai il direttore sportivo, io faccio l'allenatore. Questo è stato perché l'esonero me l'ha dato, l'ho saputo dai giornali e da Sky, mi ha chiamato a mezzogiorno. L'ho mandato a quel paese e ho detto: come? Gigi, sei esonerato. Ma vai un po', lasciamo stare. Questa è la correttezza, ma dove vai? Mi esoneri, fine. Ma devi guardarmi in faccia però a esonerarmi. Niente, torno, faccio quella cosa qui, faccio i play-out con l'Empoli. 0-0 in casa, la prima partita, andiamo a Empoli. E io ormai la squadra ce l'avevo in mano perché l'avevo recuperata subito. Dopo quart'ora venivo 2-0 per Novalta. Erano lì tutti che ormai saltavano per aria. 2-0.
No, no, a un quarto d'ora dalla fine un mio giocatore ragazzino fa una cazzata al limite dell'area, porta via la palla 2-1. 2-1, boom, la squadra crollata. Loro maccarone, quella gente qua, Quindi 2-2. 2-2 passano loro. Cioè, però 5 minuti alla fine, rigore a favore. Dalla panchina, Pinardi, Paolucci che aveva fatto 2 gol, in quella li aveva fatti lui, El Ciapa Malabala, Pinardi, cioè capia per niente, sì, no, sai, casino della Madonna, non riuscivo a parlare, Pinardi, Paolucci il tiro a rigore alla sbaglia, messo retrocesso. Questa è la storia, e mi danno la retrocessione a me al Vicenza. No, non mi sta bene, non mi sta bene. Visto che bisogna incendiare prima, voglio stare pieno. Ma certo, ma è giusto, io non lo fa. Allora, no, voi no, non mi. No, no, no. Certo, a trascinare la gente è un altro discorso. Voi non mi sentirete dire in questa partita, partita della vita, non me lo sentirete dire, perché non lo dirò. Bisogna fa bene a dirlo, perché conosce la sua squadra, gioca in casa e fa quello che deve dire. Conosce i suoi giocatori, conosce il pubblico. Sì. Io questi qua li devo togliere proprio tutta questa roba. Non me ne frega niente. Quello che viene, Bisoli, è giusto che faccia così. Poi lui caratterialmente è così, quindi ti puoi immaginare. deve far così, ma io non, da me non lo sentirete questa settimana. Non c'è obbligo di niente. C'è un obbligo solo, che corrano per 90 minuti, spero, come dico io.